Francesca, io e le donne. Francesca, io e le donne. Francesca, Francesca è una donna, Francesca. Si trova sul web. Si chiama di nome Francesca, ha anche un cognome, ma siccome io ho rispetto della sua privacy, dico solo che si chiama Francesca e il messaggio di Francesca lo riporto integralmente nel riassunto di questo video qua, in modo che ciascuno di voi lo legga. Poi se Francesca vorrà rivelarsi, potrà commentare questo video e rivelarsi esplicitamente. Allora, che cosa scrive Francesca? Leggete, leggete, leggete. Dice: ma come fai tu? Come hai fatto, Serafino Massoni? Come hai fatto a conoscere così bene l'animo delle donne? Come hai fatto? Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Proprio così, dice così. Dice così. Sì, non c'era riuscito neanche Sigmund Freud. Non c'era riuscito neanche Sigmund Freud, perché Sigmund Freud, per tanto, 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 cioè per tutta la vita, Sigmund Freud non fece altro che porsi la domanda: ma che cosa vogliono le donne? E non poteva rispondere una tale domanda, Sigmund Freud, non poteva rispondere, perché il grande, grandissimo Sigmund Freud era pur sempre un patriarca. E i patriarchi non possono sapere quello che vogliono le donne, ma io l'ho detto quello che vogliono le donne, l'ho detto, l'ho scritto qua, l'ho scritto qua e soprattutto l'ho scritto qua. Ho già spiegato quello che vogliono le donne e ringraziando il Dio, questo ebook che è scritto in lingua italiana, fra poche settimane andrà in tutto il mondo, nella sua bella versione in lingua inglese, capito, cari amici, capito? Come hai fatto tu? Come hai fatto tu, Serafino, a capirci? Questa domanda è tipica di una donna. È perché una donna si meraviglia. Se un uomo ne scopre l'intimità. Perché la donna è come un gatto, una gatta, un gatto, un felino. No, il gatto noi lo conosciamo, la gatta, il gatto lo conosciamo. Non lo conosce, il cane, noi conosciamo il cane e l'abbiamo chiamato l'amico dell'uomo, ma non altrettanto abbiamo detto dei gatti, in questo caso la gatta, perché la donna è come una gatta, è un felino e ci restano tanto male, anzi, sono meravigliate le donne se c'è un uomo che entra nella loro intimità. Sì, è una cosa molto strana, molto strana. Ma per esempio Sigmund Freud si doveva chiedere com'è mai Gesù era sempre circondato da donne. Perché era sempre circondato da donne? E perché anche Dioniso era sempre circondato da donne, Dioniso? Leggete, leggete l'opera, le Baccanti. Le Baccanti di Euripide, leggete, leggete, era sempre pieno di donne, Dioniso, è il dio dolce e sorridente. Leggete, leggete, forse Freud non se l'è posta la domanda del perché Dioniso, Bacco, era sempre circondato da donne e c'erano le feste dionisiache, le feste dionisiache. Dove c'erano solo le donne, erano dedicate al dio Dioniso, le dionisiache, però ci andavano solo le donne, che si chiamavano le Menadi o Baccanti. Non se l'è posta questa domanda Sigmund Freud, ma perché? Dio Dioniso, Bacco, è sempre circondato da donne, ma perché ci sono le feste dionisiache e alle feste dionisiache dedicate a un dio? Si possono dare solo le donne. E perché Gesù era sempre circondato da donne? Da donne, da donne era sempre circondato Gesù, eh?
Non ce le posti queste domande, sinusoide, per cui non ho saputo rispondere alla domanda: ma che cosa vogliono le donne? Io ci ho risposto alla domanda: che cosa vogliono le donne? Ci ho fatto il video intitolato Che cosa vogliono le donne? E questo video celeberrimo, questo video intitolato Che cosa vogliono le donne? Io ve lo metto qua, 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 nel riassunto di questo video. Capito? Tutto, se io faccio questo video qua, è tutto meglio di Francesca. Francesca X. Poi sarà Francesca, sarà Francesca, sarà, se vorrà scoprirsi, sarà Francesca a commentare, sarà Francesca a commentare, capito? Sarà Francesca a commentare, a dire sono io, sono io, sono io.